Ci siete? Sì. C'è uno strumento messo in campo dal governo quando un anno fa va a tavolare sulle azioni, la Golden Power, che ve ne sembra lo stato attuale? Ma è un provvedimento che il governo ha messo in campo il 1° maggio del 2023, una data per il mondo del lavoro importante, sotto richiesta e pressione da parte delle organizzazioni sindacali, FIFIAM UIL, perché non tolleriamo più che le multinazionali vengano nel nostro paese e saccheggiano occupazione in nome dei profitti. Questa Golden Power dovrebbe garantire occupazione e mantenimento dei siti produttivi per i prossimi anni. Lo vedremo all'esame del piano industriale che porterà a Becco. Crediamo un provvedimento importante e vedremo il governo in che modo e in che tempi vorrà attuarlo rispetto al piano industriale di Becco. Senti, prossimi incontri, step per quanto riguarda il sindacato? Allora, prossimo incontro noi l'abbiamo chiesto e sarà molto probabilmente in settembre in sede ministeriale. Per noi anche questo è un elemento di poco rispetto per i lavoratori e per la parte sindacale, perché di solito le aziende gli incontri li fanno in sede aziendale, non in ministeriale. Credo che la presenza del governo e del ministero sia importante, ma deve essere di supporto e non strategico per il nuovo piano industriale e per il confronto con le parti sindacali. Noi abbiamo chiesto e vogliamo essere parte dell'elaborazione di questo piano industriale, perché sappiamo che il settore del domestico è in difficoltà, ma sappiamo anche che con investimenti e con attenzione a tutta la filiera di approvvigionamento del materiale e dei semilavorati è un settore che può dare ancora occupazione e lavoro nel nostro paese. Domanda d'obbligo, ancora cassa integrazione purtroppo per i lavoratori di Cea? Sì, è dal 2008 e purtroppo questo elemento continua. Noi oggi cerchiamo di vedere come un'opportunità l'acquisizione di Becco del gruppo Whirlpool e crediamo che ci siano tutte le condizioni perché diventa un'opportunità anche per lo stabilimento di Becco, di Siena. Noi oggi in assemblea abbiamo detto che abbiamo un unico obiettivo: mantenere lavoro per i 299 occupati, e con questo obiettivo ci siederemo sui tavoli sia istituzionali e sia di confronto con l'azienda. Perfetto.